ci occorre per realizzare questa borsa è una bobina di cordino intreccio lanato che ha questo effetto così opaco. È molto bello secondo me, e si lavora, è un cordino un po' più grosso rispetto al classico, diciamo, spaghetti o comunque cordino che siamo abituati a lavorare col 3,5. Questo si lavora con un 5, quindi leggermente più grandino. Io ho scelto questa tonalità sul viola porpora, diciamo prugna. Poi ci occorre una patella in vera pelle con la chiusura a ribaltina e una catena per fare il manico, una di queste catene molto grosse, ci sono sia così, diciamo, sfumate che tinta unita. Quindi questo è tutto l'occorrente. Il cordino lanato sono bobine da 300 grammi, ma per fare questa borsa ce ne basta una sola, ok? Quindi ne occorre una. Tutto il materiale, come sempre, lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, partiamo realizzando un anello magico. Facciamo un'altra catenella e all'interno del nostro anello magico andiamo a lavorare 12 maglie alte. Tiriamo il nostro filo e chiudiamo il cerchio magico. Andiamo a inserirci nel primo punto e chiudiamo facendo una maglia bassissima. Adesso facciamo di nuovo 2 catenelle e per ogni punto sottostante andiamo a lavorare 2 maglie alte. Quindi al termine del giro ci ritroveremo con 24 punti perché andiamo a lavorare 2 maglie alte per ogni punto sottostante. Terminato il giro andiamo di nuovo a chiuderci con una maglia bassissima, facciamo di nuovo 2 catenelle e il prossimo giro andiamo a lavorare una maglia alta in un punto e 2 maglie alte nel punto successivo. Vedete, una maglia alta in un punto e poi andiamo a fare 2 maglie alte nel punto successivo, 2 maglie alte nello stesso punto. In questo modo alterniamo questa sequenza per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 36 punti. Chiudiamo di nuovo il giro con una maglia bassissima, facciamo di nuovo 2 catenelle e nel prossimo giro andremo a lavorare 2 maglie basse nei primi 2 punti e un aumento, diciamo, nel terzo punto. Quindi l'aumento vuol dire fare 2 maglie alte nello stesso punto, in questo modo. Quindi una maglia alta in un punto, un'altra maglia alta nel secondo punto e 2 maglie alte nel terzo punto. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 48 punti. Abbiamo sempre 2 catenelle per iniziare, dopodiché andiamo a lavorare questa volta 3 maglie basse nei primi 3 punti e 2 maglie basse nel quarto punto. Quindi 3 maglie basse, vedete, ognuna per punto. Nel quarto punto andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse. Sto parlando di maglie basse, invece sono tutte maglie alte, abbiate pazienza. Facciamo 2 maglie alte assieme nello stesso punto. Quindi ricapitoliamo. Nei primi 3 punti andiamo a lavorare una maglia alta per punto. Quindi una che l'ho appena fatta, 2 e 3. Nel quarto punto andiamo a lavorare 2 maglie alte nello stesso punto. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro, alla termine del quale ci ritroveremo con 60 punti. Procediamo, andiamo avanti, quindi sempre 2 catenelle per fare il primo punto e questa volta lavoreremo 4 maglie alte nei primi 4 punti e nel quinto punto faremo un aumento, ovvero 2 maglie alte nello stesso. Guardate qua, le prime 4 maglie alte le abbiamo fatte, nel quinto punto andiamo a lavorare 2 maglie alte nello stesso punto
In questo modo ripetiamo questa sequenza per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 72 maglie. Quindi questo era l'ultimo giro che andavamo a realizzare. Abbiamo ottenuto il nostro rotondo, che quindi è composto da 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri in totale, e dobbiamo andare a realizzare un altro uguale, ok? Quindi due dischi della stessa identica misura. Dopodiché vedete che qui io ho inserito due marker che sono distanziati tra di loro da 22 maglie. Questa è nella prima e questa è nella 22esima, ok? I marker sono rispettivamente nella prima e nella 22esima maglia che ho individuato, che saranno quelle che sono l'apertura, che sarà l'apertura della nostra borsa. Quindi andiamo a individuare queste 22 maglie e a contrassegnarle dal marker in entrambi i dischi che abbiamo realizzato, ok? Dopodiché dal secondo disco non stacchiamo il lavoro, perché proseguiremo direttamente, quindi senza chiudere, no? Questo era, abbiamo fatto la maglia bassissima di fine giro, abbiamo contato le 22 maglie e adesso ovviamente le 22 maglie che abbiamo individuato saranno quelle che abbiamo detto faranno l'apertura della nostra borsa, quindi non andranno mai lavorate. Dobbiamo partire a lavorare tutte le altre, quindi da il marker in giù, ok? Non questo arco, dobbiamo lavorare in questo senso, è la stessa cosa da questa parte, queste rimarranno libere senza essere lavorate, lavoreremo tutto attorno. Adesso andiamo a fare quello che è il nostro laterale della borsa unendo i due rotondi. Quindi partiamo e lavoriamo 8 catenelle. Dopodiché andiamo a prendere l'altro disco, lo andiamo a sovrapporre aiutandoci con i marker, sappiamo esattamente come metterli vicini in questo modo. Anche qui andiamo a lavorare dalla maglia subito dopo il marker in poi, quindi andiamo a inserirci nella prima maglia libera dell'altro disco, vedete, in questo modo prendiamo il filo e chiudiamo facendo una maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo congiunto con questa fila di catenelle i due dischi. Adesso nel disco dove siamo, quindi nel disco dietro, nel secondo disco, puntiamo nel punto seguente in questo modo e andiamo a fare una maglia bassa e a seguire una catenella. Dopodiché dovremo lavorare le maglie, mezze maglie alte, una per ogni catenella sottostante. Quindi dovremo andare ad avere al termine del giro 8 mezze maglie alte lavorata, una per ogni catenella sottostante. Andiamo a puntare nel primo punto libero del disco dove siamo arrivati, quindi che nel mio caso è questo, e facciamo una maglia bassissima. Dopodiché mi raccomando, fate attenzione a questo passaggio perché è fondamentale, vi servirà per tutto la lavorazione che ci resta da fare. Andiamo nel punto a fianco e facciamo una maglia bassa e a seguire una catenella. Voltiamo il lavoro, dobbiamo andare a lavorare esattamente sopra a questa riga che abbiamo fatto di 8 mezze maglie alte. Andremo sempre a lavorare le 8 mezze maglie alte, ma andremo a lavorare le maglie in costa. Andiamo a prendere la nostra costina davanti, lavoreremo solo del punto la costina davanti, questa qua, vedete? Quindi ci inseriamo qui e lavoriamo 8 mezze maglie alte prendendo solo la costina davanti.
Arrivati al termine del giro, ripetiamo lo stesso procedimento di prima, ovvero ci inseriamo nel primo punto libero del nostro cerchio e ci chiudiamo facendo una maglia bassissima. Dopodiché slittiamo al punto dopo e facciamo una maglia bassa e una catenella. A questo punto voltiamo il lavoro, ci troviamo finalmente sul dritto perché prima abbiamo fatto il giro di rovescio, quindi sul di ritorno, diciamo in questo modo, ci ritroviamo sul dritto del lavoro che è questo. E quindi andiamo a lavorare le mezze maglie alte, sempre 8, mi raccomando, contatele al termine di ogni giro per essere sicuri di averne fatte 8. E questa volta le lavoriamo in costa dietro, quindi andiamo a prendere solo l'asolina dietro del punto. Vedete? In questo modo, proprio perché sul davanti, sul dritto del lavoro, ci resti queste, le costine. Quindi andremo a fare alternativamente un giro in mezza maglia alta presa in costa dietro e un altro preso in costa davanti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 8 maglie. Andiamo di nuovo qui, nel primo punto libero e facciamo una maglia bassissima. Dopodiché nel punto successivo facciamo una maglia bassa, una catenella, voltiamo il lavoro, giriamo e adesso facciamo di nuovo le nostre mezze maglie alte prendendo la costina davanti. Vedete che le alterniamo in questo modo. Adesso di nuovo maglia bassissima e a seguire maglia bassa, catenella e così via. Quindi ripetiamo questo procedimento creando quello che sarà il nostro laterale, il cui effetto è questo, e vedete che le maglie in costa davanti e in costa dietro ci servono a creare questo motivo in rilievo. Dobbiamo proseguire a lavorare in questo modo tutti questi giri per ogni maglia che compone il nostro rotondo fino ad arrivare dove abbiamo messo l'altro marker. Quindi procediamo fino ad arrivare dall'altro lato. Una volta che abbiamo terminato di realizzare quindi il nostro laterale, che la borsa è finita, non ci resta che andare a prendere la nostra patella, la andiamo quindi a posizionare qui nella parte di apertura al centro, in questo modo. Prendiamo un ago tiro fettuccia con del filo, facciamo un bel nodo al fondo, andiamo a inserirci all'interno della borsa e passiamo con l'ago, usciamo nel primo foro della patta e andiamo a farci un punto di cucitura. Poi passiamo nel foro a fianco, sbuchiamo dall'interno in questo modo, tiriamo, ci inseriamo a fianco e sbuchiamo nel buco a fianco. Arrivati al termine del giro, diciamo, torniamo indietro e andiamo a riempire tutti i punti mancanti. Per quanto riguarda invece l'altra parte della chiusura, ovvero questa, prendiamo esattamente la misura di dove vogliamo che sia. Cioè nel mio caso così, in questo modo. Dopodiché andiamo semplicemente ad allargare, combinazione al centro della borsa proprio, andiamo ad allargare le alette, le facciamo entrare e fuoriuscire. Poi abbiamo la placchetta di caldo, la ghiera in questo modo, la andiamo a inserire qui e pieghiamo con forza le alette verso l'interno. In questo modo. Che poi vediamo che andiamo a chiudere e voilà. Adesso, ultime due cose da fare. Allora, per irrigidire la borsa potete usare della rete, potete usare il termoindurente oppure potete usare delle scocche. Io ho realizzato questa scocca ad hoc che vado ad inserire all'interno e che la rende, diciamo, vedete, bella rigida.
poi andremo a fissarla, a cucirla. In questo modo vedete che cambia già subito, il risultato è decisamente migliore. Quindi la potete irrigidire, se non con questo, anche con la rete, ripeto, potete irrigidire anche i dischi quando li avete aperti prima di andarci a fare il laterale, oppure potete fare come me una piccola scocchina. Per finire non ci resta che andarci a mettere il manico. Il manico è questa catena, ha degli anelli a moschettone che io vado a inserire qui nel primo giro del laterale, in questo modo, stessa cosa dall'altra parte. Vedete che apro il moschettone. E lo inserisco nelle maglie. In questo modo. E voilà, guardate, la nostra borsina è praticamente terminata. Poi volendo, per chi vuole, si può foderare. Ma l'abbiamo conclusa.